Dopo i prezzi esosi proposti dalla dirigenza della Roma, c'era curiosità dunque sull'affluenza del pubblico, 16.000 spettatori per 289 milioni di incasso. Avete visto Andrade nel primo piano ed ecco un corner di Desiderio, un colpo di testa di Colovati con palla che finisce d'un soffio alato. Quindi il comasco di Donè, svezzato da Clagluna e valorizzato ora da Marchesi, ci prova da lontano. Ma Peruzzi è attento. Poi c'è Paradisi, agile fra i pali quanto insicuro nelle uscite, che sventa la punizione di Desideri. Simone, tiro e Peruzzi para. Ed eccoci all'azione che al 44esimo sblocca il risultato, c'è un passaggio indietro, Renato si butta anche su questo pallone, Paradisi lo atterra, Giannini va al dischetto e fulmina il portiere del Como, è l'1-0 e Giannini ringrazia indubbiamente Renato che sta propiziando molti rigori per la Roma. Secondo tempo, Renato è protagonista ancora, ma stavolta non si fa ingannare il portiere del Como, Paradisi. Poi il secondo gol, ecco un cross di Nela da sinistra, torre di Giannini, Rizzitelli destro fulminante in diagonale, si sblocca dai eccessivi incubi che si sta portando dietro. Poi c'è un'azione del Como che potrebbe portare alla rete della bandiera lariana, ma Cornelius è entrato al posto di Simone a metà secondo tempo, sbaglia così. 2-0 dunque a Tegliacopo.